guarda, farò una cosa che di solito non si fa, girarsi un pochino dalla camera e dire ama e cambia il mondo. Io direi che il sottotitolo di questo è esaustivo rispetto a quello che è l'impronta di questo Romeo e Giulietta. È una coinvolgente, passionale, struggente, drammaticissima storia d'amore che vede coinvolti due giovani che possono essere riportati anche ai giorni nostri, quindi c'è una grande attualità. I ragazzini si innamoreranno sempre e vivranno sempre delle cose struggenti, ma alla fine di questo processo c'è una grande verità e se ne accorgeranno le mamme, se ne accorgeranno tutti gli astanti che sono i coprotagonisti dei giovani ragazzi, quanto è importante amare e non odiare. Nel caso specifico del mio ruolo, le donne Montecchi, perché si chiamavano così, Lady Montecchi, questa nobil donna, così come la mamma Capuleti d'altronde, sono acerrime nemiche innanzitutto perché vivono due status symbol sociali laddove il soldo e il potere hanno la preponderanza sui sentimenti, ma attraverso l'amore per i figli, quando proprio scopriranno di non averli più, lì avranno un colpo al cuore, probabilmente, anzi sicuramente, cambieranno le loro priorità, perché proprio, come diceva Verdone, è l'amore che vince e l'odio che perde.